Resta ancora in sospeso Freddy Pacini. La GIP del Tribunale di Arezzo infatti ha respinto la richiesta di archiviazione per il gommista di Monte San Savino che nel novembre 2018 sparò ed uccise al ladro che si era introdotto all'interno della sua officina. A mezzogiorno l'ho saputo. Ero fuori, come avete visto, sono rientrato ora con la macchina al lavoro, dal lavoro, e da stamani che sono fuori per lavoro. Cosa hai pensato però quando l'hai saputo? Non c'è da pensare, sono rimasto angosciato e rimango nello stesso tempo fiducioso nella giustizia. All'epoca dei fatti, Freddy Pacini dormiva all'interno della sua officina in via della Costituzione, esasperato dai furti subiti. La notte del 28 novembre si svegliò di soprassalto per i rumori del vetro del portone dell'azienda sfondato a colpi di piccone. Dal suo palco dove si trovava prese la pistola ed esplose 5 colpi. Uno raggiunse alla gamba uno dei ladri, un giovane moldavo che morì dopo aver tentato la fuga. Il PM che per primo indagò sulla vicenda, Andrea Claudiani, oggi trasferito a Perugia, al termine delle indagini ipotizzò la legittima difesa putativa. Per l'accusa quella notte il gommista si sarebbe sentito in pericolo ed avrebbe sparato per difendere non solo l'azienda ma anche se stesso, da qui la richiesta di archiviazione alla quale si era opposto l'avvocato della sorella della vittima. Adesso il GIP Fabio Lombardo ha ordinato un supplemento di indagine di altri 6 mesi. La procura di Arezzo con il PM Roberto Rossi dovrà così approfondire alcuni punti giudicati ancora non chiari, tra questi la condizione psicologica del gommista quella notte, alcuni dettagli sul sistema d'allarme e sulla frattura interna e fatale riportata dal ladro. Il giudice chiede poi di avere maggiori informazioni anche sulla possibilità di Freddy Pacini di sfuggire ai malviventi chiudendosi nella sua stanza ed infine se il riflesso prodotto dalla torcia del ladro fu scambiato dal gommista per un'arma. L'inchiesta su quella drammatica notte suscitò sin da subito molto scalpore anche a livello nazionale ed adesso resta ancora tutta da scrivere la sua ultima pagina. A volte hai chiesto però una celerità in questi tempi, sono 2 anni che attendi di sapere... Lasciatemi, ora vi rispondo in questo modo.